grazie ad una sassata di Younes Elilali, guardate che golasso, il nostro gioiellino della primavera, unico o perlomeno uno dei pochi che ha veramente l'età per giocare in primavera, già che sappiamo che la nostra squadra ha tantissimi sedicenni, diciassettenni, motivo per il quale non ci troviamo in una bellissima posizione di classifica. La vedete qua in basso a destra, attualmente siamo messi maluccio, non siamo ancora salvi, lo vediamo qua, siamo dodicesimi con 30 punti, attenzione però che c'è il Cagliari che ne ha 29, quindi bisogna stare attenti e continuare a vincere. Vittoria importantissima quest'oggi appunto contro l'Udinese Primavera, che ci ha fatto sudare invece la sfida con l'Under 16, dove ha fatto una doppietta Camardo. Vi lascio il gol, il video qua sopra nel caso vogliate andarlo a vedere. Non è bastata la doppietta di Camardo, è bastato invece questo gran bel gol di Elilali, che comunque si era mangiato un paio di occasioni prima, quindi si è fatto perdonare con un gran bel gol. Non è il primo quest'anno, ne ha già fatti due o tre di questo tipo, con delle belle botte da fuoriare sotto l'incrocio. Questa sicuramente è quella più distante, all'incirca 30 metri, quindi bravo Elilali, ti stai guadagnando piano piano anche la mia fiducia. Non mi ricordo se quando avevamo fatto la top 10 o la tier list dei migliori giovani del Milan Primavera, Elilali mi sembrava l'avevo messo in prestito in Serie C, pensando al prossimo anno, quello che è, magari anche un prestito in Serie B dopo questi gollettini, mi sa che se lo può anche meritare, quindi bravo Younes Elilali. E come non parlare poi della vittoria di ieri sera, qua nel mentre è venuta anche la gatta, che gli piace lo sguardo di San Siro, vedete si mette dietro, adesso guarda il prato di San Siro a vedere se gioca qualcuno. Ma come non parlare della vittoria di ieri sera, ragazzi, che goduria, lampi di Milan, quello, il Milan che col quale sono cresciuto, col quale tanti di voi siete cresciuti. Ieri sera, io, ragazzi, è stata secondo me una serata di svolta, perché io veramente un Milan così forte, una partita così, ma io me la ricordo a Milan-Manchester 3-0, quella semifinale di Champions spettacolare, cioè veramente dominato dall'inizio alla fine, fortissimi. Questo ci fa sognare, perché era quello che vi parlavo proprio nel video di ieri o dell'altro ieri, cioè è questo quello che abbiamo bisogno. Così sì che io credo anche a una possibile finale di Champions. Poi, come sappiamo, ogni partita a sé, non è che abbiamo vinto 4-0 ieri, le vinciamo così facile anche in Champions. Sarà difficile, ci sarà Osimhen. La mia paura è che il Napoli ieri ci abbia un po' studiati, anche perché guardate quanti punti di vantaggio ha sulla seconda, 16 punti, quindi secondo me si possono anche essere fatte una partita, ovviamente non pensando di perdere 4-0, perché non vuole nessuno perdere 4-0, però con i ritmi un po' più bassi, dicendo studiamoli bene per poi in Champions non fare cazzate. Le cazzate le hanno fatte ieri, quindi speriamo che Mister Pioli si inventi qualcosina anche per sorprenderli nuovamente, perché stavolta sono stati sorpresi, ma sorprendere una seconda volta sarà difficile, perché Spalletti comunque è un signor allenatore. Comunque lampi di Milan, no? Non so come, perché l'anno scorso bello, vittoria dello scudetto, fortissimi così, ma una partita così tosta con un avversario così temibile, da, cioè, spettacolo, quindi io sono in forma, molto in forma, simile appunto a quella sensazione del post Milan-Manchester 3-0, dove ci sentivamo imbattibili, sentivamo veramente, cavoli che squadrona. Speriamo di continuare così, però ieri, ragazzi, mi sono piaciuti proprio tanto, tanto, tanto. Ditemi qua sotto cosa ne pensate, un bel mi piace e ci vediamo alla prossima.